chiamo Mario Rio e seguo ormai da anni il tema della memoria, o meglio delle memorie locali, intrecciate alle autobiografie o storie di vita. Per fortuna in Italia c'è una cultura che sta nascendo e che ha il suo focus ad Anghiari, una cittadina toscana dove io sto seguendo studi ormai da quasi 10 anni. Questa è un'occasione per presentarvi dal vivo cosa vuol dire colloquiare su memorie di lavoro, memorie locali, ma anche e soprattutto del vissuto dei lavori. La memoria è soprattutto un fatto che si tramanda da persona a persona e speriamo che questa sera questa occasione sia rispettata e valorizzata. Di Riccardo Cappellozza gli do la parola dicendomi su una cosa: è nato nel 1931, puntini. Così mi tolgo l'imbarazzo dell'età, per lo vedrete. Cosa ci puoi dire un minutino, perché poi lo sentiremo anche in più riprese. Tanto buonasera a tutti. Io sono Maestro Barcaro, di tradizione e di famiglia, mio papà, mio nonno, Barcari dell'Adese, chiama Adesanti. Gli Adesanti, per chi non lo sa, sono i migliori barcaioli di tutta la navigazione interna. Quando uno ha imparato a navigare l'Adise, non ha paura di nessun altro fiume. Questi sono le parole storiche e culturali di tradizione tramandate da Barcaro a Barcaro. E se c'è una cosa seria nel nostro canto, la trasmissione della nostra cultura è fatta su verità, mai su barzellette o su cose da poco, perché il lavoro è serio, è responsabile, è pericoloso, quindi non si può giocare con la vita del prossimo. Quindi pensate che mio nonno è venuto a Battaglia Terme nel 1325 con 4 fratelli. Ogni fratello aveva 5 figli. E che vuoi per sta paese di Cappellozza? Nonostante questo, Battaglia sono venuti 35 cognomi di Barcari da fuori battaglia. Perché? Perché qui c'era lavoro tutto il tempo dell'anno. Non è mai stato scritto che Battaglia è stato un porto importante. Ma se voi fate solo un'analisi che da Battaglia partiva qualcosa come 120.000 quintali a settimana di calcare e di trachite, credo che questo sia il terzo porto fluviale come importanza. Nel 1100 i veneziani avevano il monopolio del colle di Ispida, dove c'è Villa Italia per andare al qua. Quello è stato il primo colle dei coniugani intaccato a cavi di pietra. Lì c'erano 200 scalpellini nel 1100 che lavoravano le pietre in loco. Queste pietre sono i selciati di Venezia. Oggi Venezia cammina sulle nostre pietre. Perché questa pietra? Perché la pietra trachitica ha una tipologia che camminando si consuma, però non si liscia, rimane sempre ruvida. Quindi quando piove a Venezia tu sei sicuro. A Venezia bisogna stare attenti a mettere i piedi sue fiere bianche, perché invece pietra d'Istria è assessiva. Adesso facciamo l'esatto salto esatto di 50 anni e dal 31 abbiamo l'81, perché guarda caso è l'anno in cui è nata quella gentile signorina che vedete e che è una delle guide didattiche, e sotto una didattica ce lo spiegherà anche lei cosa vuol dire, di questo museo, insieme a Giulia che stasera ci assiste lodevolmente nella parte visiva, e un'altra terza guida che si chiama Sara, che salutiamo telepaticamente in questo momento in Irlanda. E per concludere con i ringraziamenti c'è Giorgio, che salutiamo per la parte pubblica. Il pubblico lo già ringraziato, le autorità, spero di dargli la parola. Proseguiamo con un breve accenno a come una giovane, garantisco io per lei, si è motivata al ruolo di guida didattica in questo preciso ambito. Sì, io ho incontrato il museo, buonasera a tutti, ho incontrato il museo nel 2005 grazie a Sara e Giulia, perché loro già collaboravano con il museo della navigazione, e ho iniziato nel momento in cui c'era la necessità di dare una mano alle visite didattiche, insomma una buona affluenza di scolaresche e quindi un gran numero di bambini che venivano a visitare la scuola e a visitare il museo. E però a seguito delle visite didattiche non ci siamo fermate a fare solo la guida,
che didattica, appunto, come sottolineavi tu, è un po' diversa da una guida tradizionale. È una guida che cerca di innanzitutto interpretare ciò che ha di fronte, ma anche di rendere partecipi, soprattutto i bambini che vengono a visitare il museo, per far capire loro cosa è stata la navigazione e soprattutto perché vadano fuori dal museo con qualcosa in più. E sicuramente, io parlo per me, ma sicuramente parlo anche per Giulia e Sara, soprattutto quando se ne vanno loro abbiamo qualcosa in più noi, perché loro ci lasciano sempre, parlo dei bambini, ma anche comunque di tutti i visitatori che ci danno l'opportunità di svolgere la visita didattica, ci lasciano qualcosa in più, perché molti stranieri vengono a visitare il museo e sono di tradizioni di navigatori, cioè di sfruttamento delle acque come mezzo per il trasporto del nord Europa, e quindi ci danno consigli, ci lasciano le loro testimonianze. E appunto non siamo però fermate a fare le viste didattiche, siamo appassionate alla storia di Riccardo, di Luciano, di tutti coloro che hanno collaborato da tanti anni a questo museo, e quindi cerchiamo di dare una mano anche per quanto riguarda la comunicazione del museo, sicuramente quella di Ubati, della Regione Turismo Patria, e appunto vogliamo che il museo sia percepito all'esterno, che sia capito, che sia raggiunto in un maggior numero di modi possibile, ed ecco quindi che è stato realizzato il DVD, è stato realizzato il sito internet, e ultima nella serie è questo circuito di serate, ciclo di serate in cui appunto ci troviamo ospiti questa sera. In due parole, davvero due parole vuol dire due minuti, che cosa è stata la navigazione fluviale nel territorio padano-veneto degli anni che hai già citato, e parliamo in grosso modo quindi della prima metà abbondante del Novecento. Sì, mi ero scaramo già qua perché se no la ricerca di tutte le parole sarebbe un po' problematico. Cosa è stata la navigazione fluviale? La navigazione fluviale è stata una grande via di comunicazione dell'entroterra di tutto il pianeta Terra. Dalle piroghe alle varie tipologie che si sono susseguite nei secoli, da zona a zona, una gara crescente fra costruttori di barche, sfoggiando la conoscenza di quest'arte meravigliosa. Noi veneti dobbiamo andare orgogliosi, in quanto a tipologie di barche, voglio sottolineare, senza nulla togliere a tutti i maestri d'Asia, che il cantiere navale Pescantina di Sopra Verona, già nel 1400, i migliori costruttori italiani di burci, con ben 11 medaglie d'oro, con il bene placido giudicato da tutti i barcari. Cioè, ogni barcaro aveva in distanza la barca Pescantina, e è una linea tutta particolare. La differenza dalla barca di Pioggiotta alla barca di Pescantina è che era con minimo 300 quintali di legno di differenza. Perché la mia pesava 800 quintali di legno, quella di Pescantina pesava 500-600 quintali, perché loro la stessa dimensione. La lunghezza cos'era? La barca era lunga 30 metri, adesso dopo torneremo su questo, no, ma tieni presente che la barca Pescantina con meno legname, ma era talmente connesso bene e ne faceva mai acqua. Quindi lì era la perfezione dell'arte del costruttore. Qua mi sarei da parlare a loro solo da come che lavorava sta gente. Quindi io ricavo il beneplacito di tutti i barcari. La navigazione è stata la vita per chi l'ha esercitata, la conoscenza per gli incontri umani, il benessere per chi l'usufruiva.